Anche oggi il buongiorno vi arriva da Padova. Siamo nella casa madre delle suore di Messe e per spiegarci tutto su questa congregazione che quest'anno compie 400 anni siamo con suor Marilena Bazza, che è la responsabile della comunità. Innanzitutto grazie dell'accoglienza, sorella. Ma perché suore di Messe? Chi sono le suore di Messe? Suore di Messe è una congregazione fondata nel 1579 a Vicenza dal venerabile padre Antonio Pagani, un frate francescano minore. Questa congregazione, che è una delle più antiche in Italia ormai, viventi e operanti, è sorta qui a Padova proprio nel 1615 per merito di Madre Maria Alberghetti, una dimessa di Murano che si è trasferita qui a Padova in questa che era la Villa Bolani, ricevuta in dono dalla proprietaria che l'aveva invitata qui per far sorgere una comunità religiosa. Ma perché dimesse? Qual è il significato di questo termine? All'epoca le nostre prime sorelle erano nobili, di famiglia nobile, si dimettevano, per così dire, dal mondo per ritirarsi nella comunità di un convento che allora era innovativo, perché all'epoca esistevano solo monasteri di clausura. Questa è la prima residenza, la casa madre di Padova. Naturalmente ci sono state le trasformazioni degli anni, soprattutto nel Settecento. Noi veneriamo molto San Giuseppe come custode, patrono di questa casa. Continuiamo il nostro giro all'interno della casa madre delle suore di Messe. Suor Marilena, qui sentiamo un vociare di bambini, qui stiamo andando proprio al cuore del vostro operato qui a Padova. Certo, questa è la scuola dell'infanzia. La scuola primaria e secondaria hanno terminato il loro corso. Qui abbiamo i più piccoli nelle loro aule con i loro insegnanti. L'aspetto educativo è il compito principale di questa casa. Abbiamo circa 508 alunni presenti e quindi il nostro motto, che è educare la mente per formare il cuore, continuamente ogni giorno viene messo in pratica dai nostri docenti. Suor Marilena, in questa grande struttura del cuore di Padova ogni giorno vengono ospitate centinaia di persone, di giovani padovani, ma all'interno ci sono tantissime anche consorelle che partecipano alla vita attiva della struttura. Questa è la nostra comunità, la comunità di Casa Madre delle Suore di Messe, figlie di Maria Immacolata, ed è composta da 62 suore. Naturalmente qui abbiamo le sorelle che lavorano nella scuola, nel convitto universitario, in infermeria, e anche sorelle anziane e ammalate di cui ci prendiamo cura. Un luogo fantastico che è riuscito a rimanere tale anche durante l'invasione di Napoleone. Beh, diciamo che questa casa, in quanto casa secolare e casa di educazione riconosciuta anche dal governo francese, è sopravvissuta proprio alla soppressione napoleonica nel 1810, mentre tante altre nostre case insieme a tante realtà della Chiesa Cattolica di allora sono state soppresse. Una grazia per Padova. Infatti i 400 anni che stiamo celebrando sono di presenza ininterrotta in questa città. Grazie suora Marilena per questo giro, tanti auguri ancora, però il nostro giro non è finito perché stiamo per incontrare una consorella, suora Lorella Ferro, una delle docenti della scuola secondaria che è proprio qui all'interno della struttura delle suore di Messe. Intanto grazie anche a te. Ma come l'avete vissuto questo giubileo, questi 400 anni di storia? Allora, il giorno 21 maggio scorso, proprio nell'anniversario della fondazione di questa casa, abbiamo voluto vivere tre momenti distinti con la nostra scuola, proponendo un momento di celebrazione per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e
poi secondaria di primo grado, invitando anche i genitori, perché desideriamo proprio che questi momenti di celebrazione siano vissuti anche con le famiglie. Abbiamo offerto ad ogni bambino e ragazzo una piantina di begonia, e abbiamo ricoperto il cortile che avete visto di là, 508, una per ogni alunno, per dire che questi ragazzi che ci sono affidati sono piccole piantine che noi, in collaborazione con le famiglie, aiutiamo a crescere. Allora, grazie per averci accolto nella vostra casa e tanti auguri. Grazie, grazie a voi, grazie.